sono andato in uno dei posti più pericolosi di tutta l'Europa. Una volta che tu me la punti o spari e mi fai male, perché se non spari io t'ammazzo. Si trova in Italia, nello specifico a Catania, ed è riconosciuto come una delle zone con il più alto tasso di criminalità del nostro paese. Ma sarà davvero così inavvicinabile come dicono? Sì, che mamma mia, essere tu. La mia missione, come al solito, è di scoprirlo sulla mia pelle. Dopo Compton, Petare, La Mina e lo Zen, è arrivato finalmente il turno di Librin. Librin è un quartiere nascosto dentro la periferia di Catania, in Sicilia. Tra le vie oscure e strette di questo quartiere si nasconde un mondo sospeso tra la disperazione e la presenza imponente della criminalità organizzata, afflitto inoltre dalla mancanza quasi totale di servizi pubblici. Te l'è fatti capire. Ma cos'è? Questo è un po' come avevamo visto allo Zen. Se il palazzo prende a fuoco, io l'avevo visto. Le case fatiscenti, le opportunità scarse e una disoccupazione dilagante sono solo la punta dell'iceberg di un quartiere che in moltissimi, anche tra di voi, mi hanno descritto come letteralmente inavvicinabile. Decido quindi, prima di tutto, di capire chi potrebbe accompagnarmi in questo mio viaggio e vengo messo in contatto con Shaka Mooney, un rapper emergente della zona che mi sembra ben disposto a farmi da cicerone, a patto di parlarci preventivamente con una chiamata. Pronto, maestro? Buonasera, buonasera, ciao Ale. Come va? Tutto bene, fratello, tu come? Che vuole però necessariamente affrontare faccia a faccia. Io di solito quando parlo per conoscere una persona mi piace fare una videochiamata per vederci in faccia. Ah, sì, sì. Io ora come ora ho sentito un po' di persone di Librino che comunque mi hanno detto che loro ci stanno, che a Librino ci possiamo andare tranquillamente. Ma ti do la mia parola che problemi non ne avrai. Noi a Catania siamo molto, molto tranquilli, sei una persona comunque rispettosa. Io ti posso assicurare che comunque ti danno il 100%. E questo in realtà l'avevo visto in buonissima parte anche lo Zen, a parte quello spiacevole e imprevistino. Mi hanno tirato un calcio correndo con il motorino. Può essere la possibilità che ci sia gente che stia lavorando lì. Quando ci sarà il momento di spegnere o abbassare la telecamera, sarà importante abbassarla o spegnerla. In che senso lavorando? Lavoro, Ale. Io già ho sentito un po' di persone, alcuni degli amici miei che hanno partecipato ai miei video stanno in carcere, altri invece si vogliono fare riprendere. Catania non è soltanto Librino, capito come vanno a pensare. Voglio fare passare la mia città per quello che è, senza filtri. Ti sentirei come a casa e ti troverai benissimo. Perché sono tutti pregiudizi quelli che fanno su di noi siciliani. Mi sembra la persona perfetta. Va bene, ora inizio a organizzare tutto quanto. Ti ringrazio e buona serata, buon tutto. Grazie, anche a te. Ciao, 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 ciao. Figo. Quindi si preparano le valigie, ascolto le raccomandazioni di Giulia. Non farti uccidere, mi raccomando. Farò del mio meglio, ma non garantisco. Si parte in direzione Catania. Tu non hai nessuna paura di quello che stiamo andando a fare. In realtà non conosco il quartiere. Non hai provato a cercare l'email? Meglio così. Comunque ci facciamo quest'oretta di viaggio e il sogno si fa sempre più concreto e arriviamo puntualissimi alla nostra destinazione. Primo step, ritirare la macchina e andare alla noleggio. Ma mentre passo al volo a ritirare la macchina a noleggio, iniziano ad arrivare le prime raccomandazioni di Shaka Mooney, che mi mette subito in guardia. Fratello, allora noi prima ci vediamo in un posto, così parliamo prima noi due. Ti dico le regole, tutto quello che dobbiamo fare e quello che non devi fare. E a proposito di quello che non devi fare, che te lo dico a fare? Ricordati di proteggerti sempre con NordVPN, perché i pericoli adesso non sono solo quelli fisici, ma anche e soprattutto quelli digitali. Anche se, forse in questo caso, pure quelli fisici non scherzano. Però è stata l'ultima volta che c'è stata una sparatoria qua. Vado, ve lo dico, sono le persone che conosco. Comunque, lasciamo la nostra roba in hotel e partiamo subito per l'incontro con il nostro uomo. Stiamo ufficialmente andando. Il piano, come era stato allo Zen, è: ci incontreremo con Shaka Mooney e andremo a fare un primo giretto di ispezione a Librino. Dovesse andare tutto male, abbiamo il tasto SOS sulla macchina. E comunque, meglio che non averlo. Come sempre, sono pronto. Sono molto, molto, molto curioso e molto, molto, molto contento di fare questa cosa. Chissà cosa succederà. Lui mi ha praticamente garantito che non sarà come lo Zen, non succederà niente. Hai la mia parola, non succederà mai. Manca un minuto. Il nostro punto di ritrovo è là dietro l'angolo. E ora non si scherza più. Si va in scena. Vedo una macchina laggiù. Vai, vedi qua davanti. Piacere Simone. Poi dove sono nato e cresciuto io, poi manca una licchia. Ci andiamo al Librino e andiamo a vedere delle persone. Fidatevi di me. Queste cose sono cose che incuriosiscono, ma non per quelli del posto. Quel Librino era un quartiere che doveva essere un quartiere in, doveva essere una città. Tuttavia, nel corso del tempo le cose sono cambiate. Veda via, stiamo passando, va bene? Decidiamo quindi di spostarci verso il quartiere vero e proprio. Le persone che ti andrò a presentare non sono persone cattive. Ci sono scelte giuste, scelte sbagliate. Se tu cresci, che sei piccolo,
e vedi un tipo di persona fare una certa cosa sin da quando sei bambino. Basta un'amicizia sbagliata, capito? E questo ci porta un po' al solito discorso. Io non sono nessuno per condannare queste persone, non sono nessuno per giudicarle. A un certo punto, però, mi sembra si vada a parare verso quella sorta di omertà che mi capita di trovare spesso in questi contesti. Ma è uscita la classifica, Catania, terza città più pericolosa d'Europa. Però io tutta questa pericolosità io non l'ho vista. Un'omertà probabilmente in buona fede, che vuole mettere in risalto i risvolti positivi del quartiere, facendo però un po' finta che la situazione non sia così problematica come in realtà è. Ma Catania, Palermo, tutte le zone della Sicilia sono belle. Cioè sarebbe bello vedere un bambino che gioca a pallone, vedere le istituzioni che funzionano. Il problema è lo Stato, è lo Stato che comanda. Quello che vuole dire Sciacca è che sì, la mafia ha le sue colpe, ma è anche l'assenza dello Stato che ha contribuito a far sì che queste zone non crescessero in alcun modo. È venuto, mi sa, napoletano, non voglio dire una cavolata. Oh, fiori, la rotonda sistemata, il palco montato. Che se ne andate il giorno dopo hanno lasciato le cose così com'erano. Questo è il trattamento che hai della Sicilia. È questo quello che vuoi per il tuo paese? Cioè noi siamo sempre Italia, ma non ci sentiamo neanche in Italia. Il motivo per cui i ragazzi si danno la criminalità quindi è ovvio. Per i soldi facili lo fanno quasi tutti, ma soprattutto perché non c'è un'alternativa. Perché io ti posso assicurare che se vai da un ragazzo e gli vai a proporre un contratto di 1200 euro, 1250 euro a un padre di famiglia che deve cambiare i figli, quello lo spaccio lo sai come lo saluta. Solo che se mi fai pagare 800 euro con quattro figli che ho, scusa, che fa, mi prendi in giro? Io sto nella legalità, però una mano dammela pure tu. Ed eccola in lontananza. Quelli sono i palazzi di Libreo. Vederlo con tutte le decorazioni natalizie lo fa sembrare anche un po' meno minaccioso. Magari il posto non mi può sembrare a primo impatto super accogliente, ma le persone che ci stanno, te lo giuro, qui la gente non ti guarderà mai dall'alto verso il basso. Posso stare col finestrino aperto? Sì. Aspetta, col telefono di fuori no. Aspetta mezzo secondo qua che scendo dalla macchina e c'ho da parlare con lui. La situazione è un po' losca. Mi sembra che Sciacca stia facendo di tutto per assicurare la nostra incolumità prima di iniziare a fare delle domande. Mi dà l'ok e vado a conoscere i suoi amici. E dammi la voce che mi interessa, che tu non fai voce fuori dagli schemi. Basta che non balli dei carabinieri, ti guardi di queste cose, sei a casa tua, puoi fare quello che vuoi. Io ve li prendi 5 mila abitanti. Quanti? 100! Cioè, è una città nella città, le prime. Anche se a vedere le sue strade semideserte non si direbbe. Tu qua a Maranza non ne vedi il mare, tu qua esci che sei tranquillo, non hai come. Insomma, c'è, ma insomma c'è una zona tutta afro. Sì, tutta, però sì, aspetta, stanno vero, ci stanno al suo posto, capito? Non stanno solo là. Non vengono, diciamo, a darci fastidio, capito? E noi non diamo fastidio. E per quanto riguarda le abitazioni, invece? Come funziona? Sono di proprietà, le ha date lo Stato? Sono del comune. Non lo so come funziona qua. La maggior parte sono quattro di quelle. Non è luce, né niente. Esatto, perché moltissimi vivono addirittura senza elettricità. Comunque, mentre ci raccontano del più e del meno, pian piano iniziamo ad essere letteralmente accerchiati. Quanti cazzo siete? Sbucano sempre loro. Se non andiamo a sbucare. Se questa è un'ora che non c'è nessuno. Questa è una baby gang. Sono le baby gang. Sabo, vogliamo farci un giretto? Mi dà? E andiamo col giretto. C'è tipo il posto peggiore all'interno di Librino. Dalle mongate secche. Ah, questo qua dovrebbe essere il peggiore. Top. Presente l'ultima volta che c'è stata una sparatoria qua. Guarda, ve lo dico, sono una persona che conosco, non mi piace parlare mai di queste cose. Capito, sono una persona. Capito quello che voglio dire? Capito? Amici di posso, amici. Che posso io conoscere, amici di amici, conoscendo. Ok, raccontare fatti generici, ma quando poi si scende più nel privato delle loro vite, praticamente nessuno parla. Dacci il palazzo di cemento, non lo so se ti lamenti. Non hanno parlato. Palazzo di cemento, palazzo di cemento è uno dei punti di riferimento di Libri. Palazzo di cemento, simbolo della mafia di Catania. E il clou dove sono successe la maggior parte delle situazioni qua a Librino, capito? I summit, incontri, eccetera, eccetera, che sono avvenuti all'interno di palazzo. Il soddisfaccio più importante che c'è stata qua è stata economicamente finanziata, non con i soldi dello Stato. Il palazzo di cemento è uno dei posti più assurdi di tutta Catania. Palazzo di cemento, meglio di no. Che mamma mia, palazzo di cemento. E piccolo spoiler, il giorno dopo ci entreremo, cosa che non fanno fare praticamente a nessuno. Insomma, fa venire i brividi. Assurdo. Sostanzialmente una serie di palazzoni noti anche come in a casa, costruiti negli anni 60 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come soluzione abitativa per le famiglie disagiate. Questi edifici sono diventati simbolo delle difficoltà e delle criticità del quartiere di Librino, poiché nel corso degli anni sono stati
tutti abbandonati. Ora si può andare? E ora come ora le attività sono attive, hai capito quello che ti voglio dire? Quindi non è che possiamo andare a disturbare le persone che stanno lavorando. Anche se ci andiamo tutti questi, niente ci fa. Se ci andate solo voi, io c'è capace di dire non magari mano. Avete capito il mio intento? Noi l'abbiamo capito, le persone ancora non. O darsi che loro non l'hanno capito. Poi c'è un altro posto, il teatro. Però lì non ci vado nemmeno se... E cosa tu entri, non riesci più, capito? Quello di cui parlano i ragazzi è un vero e proprio teatro, creato ancora una volta per provare a riabilitare il quartiere. Ma qualcosa negli anni è andato storto. È stato prima più e più volte inaugurato e poi anche lui abbandonato, diventando forse il più grande monumento allo spreco presente nella città. E come se non bastasse, girano pure parecchie storie inquietanti a riguardo. Il paranormale, come si dice? Paranormale. Ah, quindi avete paura da quel punto di vista. Abbiamo paura di quelle cose, non delle persone, capito? Comunque, al di là del paranormale, devo trovare una persona disposta a parlare con te, capito? Per dirti la verità, non è che poi uno si può mettere quello che vuole. È stato un pezzo, se non sbaglio, con 80 resti solo qua. È stato il pezzo di che sono a Catania, capito? È la zona lì. Lui è stato un po' delle persone, tutti quanti con i precedenti qui. Ti vuoi raccontare cosa succede? In caccia. Tutte le schifezze immaginabili e puoi pensare. Come mai ci sei andato? Per furti, per droga. Quanto tempo sei stato? 5 anni. Ti ha insegnato qualcosa? Perché si riesce? Beh, alla faccia della rieducazione. A lui non lo incontriamo. Lui è uno. Mi tirano fuori poi una persona che è diventata letteralmente una leggenda all'interno del quartiere che io voglio assolutamente incontrare. Doveva essere una persona. Ma che lui ti spiegava. Un bambino, ora ha 22 anni. Però tutta la vita l'ha vissuta. Una storia da un libro. Potrebbe fare una trilogia. Lo giuro, pesante, pesante, interessante. Si vede che a questa storia ci tengono e quindi ci torneremo dopo. Con più calma. Adesso invece vorrei sapere a grandi linee come funziona il tutto, ma per avere le informazioni di cui ho bisogno... Devi prendere uno di 60 anni. Va benissimo. Sì, e dove lo trovo? Lo sono tutti cucate. Oppure tutti i remoti. Piano piano iniziano a sbilanciarsi un filino di più. Ma si può andare sul tetto di un... Terrazzo? Certo. Saremo quattro di noi e ce lo accompagniamo. Esatto, adesso siamo arrivati, sono stati circondati. Perché c'è la ringhiera? Perché c'è la probabilità che possano rubare il rame. Stessa cosa c'è nei cartelloni. Questo comunque è una roba che non ho mai visto. Bomba da pazzo. Qua una volta sono andati a schiacciare. Molto prima dei blitz, hai visto? C'è la ringhiera. Prima questa con il buco. Tu hai capito esattamente quello che mi passa chiave tosto il buco. Entra. Assurdo che ci sia questa tecnologia qua, in un posto del genere. Ogni palazzo ha 32 famiglie. Quando qui si usava lo zaino di spaccio, terrazzo era la migliore. Ah, per tenere d'occhio? Per tenere d'occhio, poi. Questo perché molte di queste strutture vengono utilizzate anche da vedetta, nel caso in cui le forze dell'ordine facciano un blitz improvviso. Questa era la postazione, per tenere d'occhio tutto. In quel caso, chi sta in osservazione avvisa tutti con un segnale e nel giro di pochi secondi torna tutto alla normalità. Hanno fatto i blitz e hanno scoperto tutto, capito? E cioè non si può fare più nulla. Vi fanno vedere poi un'altra cosa, decisamente curiosa. Cos'è? Spari. Tu vedi quei due buchi. Quello che noi diciamo già è accaduto, capito? Perciò noi non stiamo dicendo niente di nuovo, già sanno tutto. Che è un modo un po' per giustificarsi con le altre persone della zona, mettendo un po' l'accento sul fatto che non ci sta mostrando nulla di nuovo. Questo è il pezzo che c'è stato in questo... Dove siamo stati prima? Dove siamo stati prima? Con l'elicottero sono venuti. Noi siamo qua sopra. Noi siamo qua sopra precisi. Questo è il bambino, quello che diciamo noi. Ah, quello rossito di rosso? Sì. Sì, sì. Questo qua? Sì. Il famoso bambino di cui tutti mi vorrebbero parlare, ma di cui ancora... non so niente. Lui è una leggenda, le cose che ha fatto lui non le potrà mai rifare. Ok, è la leggenda del quartiere. Fa reati fin da quando era bambino e... con un brevetto in testa. Gli hanno sparato in testa. Questa è la cabina dell'ascensore. Qua hanno trovato tanta droga, tutte cose. Ma armi, droga. Lascia il motore dell'ascensore, il vecchio motore dell'ascensore. No. Spiegatemi cosa cazzo è appena successo, che tu ti sei pigliato. No, così. Questo quartiere, ormai un quartiere dove droga non c'è. Infatti, no, droga non c'è. Delinquenza. Sono tutti quanti arrestati. Però lui si è spaventato. È rimasto degradato. Però dimmi che cosa io non mi sono spaventato. Dimmi cosa gli hai detto. Non ce ne sono più. Ma in questo caso, come ho promesso a loro, non posso dirvi di più. Ah! Guarda, là ci sono tutti i bambini. Cioè, tutti i ragazzi. Questi non sono bambini, questi sono animali. Perché? Litigano con tutti i quartieri. Poi anche se è librino, non è che è librino tutto unito. Tu scendi lì sotto, trovi tutti quanti con questo. Sembra addosso c'è questo coso. Lui sembra grande, secondo te quanti anni ha? Pochi sicuro, troppi pochi per come si comporta. Sì. 14.
Ma cosa te ne fai di un tirapugni così a 14 anni? Quando sono 3-4 io sono solo, gli do un mazzacoppa. Ma sembri uno tipo buonissimo. Io? Io sono buonissimo. Ma no, è buono. Vediamo poi anche come funziona la questione elettricità. Qua si attacca una luce di un altro. Che roba. Te l'ho fatti capire. Guarda qua, guarda qua, entra. Mamma mia, tutto pieno d'acqua con cavi. Ma guarda. Qua l'ascensore arriva fino a prima della, non ci arriva più. Che sfondo. Guarda, guarda sotto. Che schifo. Non ci arriva più. Ma c'è un odore proprio di fogna. Questo è l'odore di Chanel. È profumo. Che effetto ti fa che dietro a casa tua ci sia sta roba? Che ci posso fare? Io sono nato qua. Ma vedi che hai muto, tipo cadere un pezzo di terrazza e muori. Una settimana fa io avevo la macchina, questa c'è da qua, dove c'è questo smalto, è caduto un ballo della luce. L'albero ho salvato e poi non è arrivato nella macchina, si è fermato con l'albero. Guarda. Ma qua vengono le persone. Ma proprio quando finalmente mi stavano per far vedere qualcosa di più pratico, qualcuno inizia a farci sentire non proprio benvenuti. No, aspetta, aspetta, ci abito. Ma non preoccupatevi, perché subito dopo ci fanno vedere qualcosa di ben più estremo. Guarda, qua guarda. Siamo noi, guarda. Con l'ascensore ovviamente non si vede, ma hanno entrambi due pistole in mano. Dove stiamo per Capodanno? Facciano tutti quanti con fucile, pistole. Vieni per Capodanno e tu vedi tutto quello che vuoi tu. Beh, per un Capodanno alternativo, quasi quasi, ci starebbe. Durante l'anno cosa viene facile per l'anno? Se serve, lo usciamo. Ma poi è facile vendere armi, no? La vendono in America nei negozi, se c'è il fucile di qua. Tipo, quanto costa un'arma? Bisogna vedere. 600. Già con 200 euro ti compro un fucile, ti compro un due colpi. Una pistola tipo quella che ti ho fatto vedere io, 1000. 1005. Tu non dovresti sapere queste cose e parlare in questo modo. Dove stai tu? Questo. Questa è cosa. Qua per noi non male. Guarda. Qua si stava ammazzando lui. Qua stava sparando in tipo Far West, è tipo... Hai visto le spade? Ma la vera domanda è, non gli fa paura che qui praticamente chiunque abbia una pistola? In questi periodi si deve spaventare a fare discussioni. In discoteca, ti puoi dire in discoteca una che tu non si chiedi, poi dice, guarda questo scemo. Ci lidi che ti spara addosso. Che a Catania si dice che è dei babbi che ti devi spaventare. Il detto è, per scandare dei scemi. Ti devi spaventare degli scemi. Devi aver rischiato... Sì. A tutti di voi. Ma tante volte, davanti a me, poi che mi poteva arrivare anche un colpo a me. Certo. La criminalità ormai è cambiata. Prima tipo dovevano dare conto a qualche persona un po' più importante. Oggi come oggi tipo è così. Anche se non ti prende, prende la pistola, spara, pum! Ci sparai, cioè gli ho sparato. Poi ti fai la nomina, dici quel ragazzo spara. E tu vieni da me, e misci la pistola. Dopo la prima volta che succede, uno va a pensare, allora c'è la gente che esce con quello. Perché tu puoi uscire? Bravo. Io non devo uscire. Bravo. Perché se tu vieni da me e ti pigli una questione con me, io via faccio un passo indietro perché tu ce l'hai. Io già davanti ad altre persone, certo, questa cosa a me sicilia non ci piace. No, perdi la faccia. Qua a Catania la dignità è la prima cosa. Ma noi abbiamo litigato anche con persone che sapevamo che avevano le armi addosso. Facci vedere che noi non ci spaventiamo. So che hai l'arma addosso. Io ti do botte fin quando non mi fermo e ti esce sangue pure dalla testa, capito? Perché io so che hai l'arma addosso. O spari e mi fai male, perché se non spari t'ammazzo. Arriviamo finalmente al punto vero del discorso, quello che volevo già affrontare prima, la leggenda del quartiere. Quando aveva 13, 14 anni, anche 12 anni, faceva le rapine, già rubava le moto. Lui proprio ci regalava anche i soldi. In quel momento ha trovato una scorta dentro i benzinari. Proprio polizia ufficiale. No, ed erano come si chiamano, cecchini. Quando hanno sparato era il 90% e sopravviveva vegetale. Invece è campato quello di prima. Quando era cicatrice da qui? Qua. Ha la placca qua, qui perché è senza osso. Sparate in quel momento, questa è la macchina, è venuto qui. Ora, con questa persona devo assolutamente parlarci, ma c'è un altro problema. Dove state ora? È vicino alla stazione. Là non ti conviene andare con la telecamera, perché non torni più qua. No, lì non torni più. Ma come può essere peggio là di qua? Là sono neri, non sono come noi. Noi ti cadiamo, non è nostro. Qua siamo un quartiere, almeno non noi le regole le sappiamo. Cioè, ho preso l'hotel apposta, distante da Librino, e mi stanno dicendo che dove alloggio è peggio che qua? Perfetto. Mi parlano poi della loro bisca personale. Che posto? Un luogo che hanno tirato su autonomamente come punto di ritrovo adibito al gioco d'azzardo. Questa è una snai. Cos'è questa cosa? Una snai abusiva. Non paghiamo tasse. Chi ha detto tu? Questa è una snai. Fanculo allo Stato e suo. Questo è il gioco per i maschi. Ah, attenzione. Questo è il gioco per i maschi. Questo è uno dei posti più incredibili che abbiamo mai visto. Assistiamo quindi a una vera e propria partita. Che roba. A giro, ognuno fa il bambo. Ma giocate solo la sera o anche di giorno? No. Diciamo lavoro qua. Andiamoci. E cosa fai? C'è una scommessa. Sono incredibile. Sono socio con lui.
Vabbè, a sto punto io vado, domani ritorno. Oh, è stato un piacere, grazie davvero a tutti per le robe che ci avete raccontato. Fra, la vita del sud è come quella del nord. Oh. Chiudo? Mi è rimasto in mano tutto. Ciao. Andiamo in piazza, facciamo una chiacchierata e poi ti accompagniamo. Lasciamo ufficialmente Liberino. Beh, intanto grazie. Ma che fa, scherzi? Siete a casa vostra qua, quando volete venire a Catania è casa vostra. Ma prima di andare a casa, questo è tosto, un po' di freestyle che ormai è d'obbligo. Senti questa merda ancora, vedi come suona. Se parlo fra del basket perché sono Michael Jordan. Non l'hai capito ancora, stronze, vedi che ti spacco. Io sono Michael Jordan, non per caso vesto con le Jordan 4. Non l'hai capito che ti spiazzo e sono il sud Italia. Mi porto alle della giusta dritto fra Catania. Non l'hai capito ancora, stronze, senti quando rimo. Arriva da Catania fra fino al Librino. E si torna finalmente alla base. Devo fare delle riprese, a questi qua non li conosco mai nessuno. Però stai attento. Oh, grazie davvero. Che fa, scherzi, ci vediamo domani, ragazzi. Siamo tornati all'hotel. Prima serata. Allora. Che esperienze che ti faccio vivere. Avrei voluto dormire, ma con tutte le emozioni che abbiamo vissuto prima è praticamente impossibile. Sia per me che per il fratello. Quindi penso che mi guarderò un filmetto. Per farlo in totale sicurezza, dato che non voglio che nessun malintenzionato mi rubi le password, anche quelle social, cosa che succede più spesso di quanto possiate immaginare, mi basta aprire NordVPN, andare su connessione rapida e voilà, il gioco è fatto. Morti, hai la giacca dei Vendicatori. Tra l'altro abbiamo pure risparmiato sulla prenotazione di questo hotel, che devo dire niente male. Provatelo sto NordVPN, che vi cambia effettivamente la vita e oltretutto contribuite pure a supportarmi. Quindi se mi volete bene e sperate che io sopravviva a Librino nella prossima puntata, link in descrizione. In ogni caso, chiudo questa giornata con la consapevolezza di aver visto persone e luoghi a cui praticamente nessuno ha accesso. Ho parlato con dei ragazzi che, visti da fuori, potrebbero sembrare criminali, cattivissimi e senza scrupoli, ma che in realtà mi hanno dimostrato, come ogni volta, che bisogna andare sempre oltre le apparenze. Nel nostro primo giorno a Librino abbiamo visto e sentito delle cose assurde. Andiamo quindi a dormire con la consapevolezza e la curiosità che il giorno dopo andremo ancora più a fondo. Nel prossimo episodio. Può essere che nei muri di questi palazzi ci siano delle persone? Sì. Che hai combinato? Un po' di tutto. Già a 20 anni avevo 250. Quindi pensa se stavo fuori. Pim! Che testa intera!